un'occasione importantissima perché questa manifestazione ha la sua appunto importanza nazionale, è una bene riconosciuto insieme alle altre città dall'UNESCO e tra l'altro è un bene insieme a tutti gli altri, a tutte le altre macchine a spalla su cui il Ministero pone un'attenzione particolare. Abbiamo istituito, il Ministro Franceschini ha istituito un tavolo di coordinamento delle città delle macchine a spalla, io presiederò il coordinamento, quindi ho appunto voluto anche venire di persona a vedere la straordinaria Santa Rosa appunto di Viterbo e per poi anche lavorare meglio a ragion veduta su quella che è la valorizzazione di questo bene immateriale che adesso ci è riconosciuto anche dall'UNESCO. Sì. Cosa si aspetta di vedere stasera? Io ho veramente il fiato sospeso, sono col fiato sospeso perché mi hanno raccontato che è un'esperienza davvero molto emozionante, molto suggestiva, molto solenne e mi aspetto veramente di rimanere ancora di più senza fiato come mi è capitato a Sassari, a Nulvi. Sono quelle manifestazioni dove emerge non soltanto la cultura ma emerge l'aspetto più umano dell'umanità, quella che si sente appunto protetta in questo caso appunto dalla Santa Rosa e che mostra con questi gesti anche gli aspetti della debolezza diciamo umana e allo stesso tempo della forza. Ecco. Quindi è una di quelle manifestazioni davvero molto complete sotto tutti i punti di vista. Quindi ci aspetteremo dopo questo ingresso di Santa Rosa del trasporto grandi cose, speriamo. Ecco. Sì, noi vogliamo puntare molto sulle macchine a spalla e vogliamo veramente che diventino un circuito. Tra l'altro è molto importante che l'aver messo assieme più città, perché va nella direzione di riorganizzare anche i nostri beni culturali, materiali e immateriali, come in questo caso riorganizzarli per avere appunto anche un'idea di come si sono, tanto siccome si è sviluppata la cultura, il filo che lega molte manifestazioni culturali come in questo caso è riuscire in questo modo a valorizzare più territori con un unico soggetto, che è una ricchezza appunto straordinaria. Questo anche in vista del rilancio del turismo, in modo particolare delle aree diciamo meno battute, no? Rispetto alle grandi città eccetera, queste sono quelle cose sulle quali vogliamo puntare con grande determinazione, ci crediamo davvero. Grazie allora.